Buongiorno a tutti. Oggi spenderemo qualche parola per riflettere insieme sul tema dell'aggressività che si può manifestare all'interno del nucleo familiare. Con una certa frequenza, infatti, le persone affette da demenza possono avere dei comportamenti aggressivi, verbalmente aggressivi o fisicamente aggressivi. Diciamo che è più frequente un tipo di aggressività verbale. In alcuni casi è possibile che le cause alla base di questi scoppi di ira o di aggressività possano essere legati a momenti di frustrazione, di ansia o di paura. Frustrazione perché spesso il malato, è risentito dal fatto di rendersi conto o comunque parzialmente conto del fatto che una serie di sue abilità sono peggiorate e quindi non riesce ad affrontare alcune situazioni come prima. L'ansia e la paura derivano invece un po' da un senso costante, più o meno forte, di disorientamento spaziale, temporale, dalla difficoltà a riuscire a interpretare correttamente le situazioni in cui si imbatte il malato e quindi spesso dall'interpretare come pericolose anche situazioni, oggetti o persone che nella realtà non lo sono. In ogni caso è bene, tenere presente che alla base di questi comportamenti aggressivi quasi sempre c'è un deterioramento legato alla malattia. E quindi è fondamentale che il caregiver non si senta eccessivamente in colpa o caricato dalla responsabilità di aver generato questi atteggiamenti aggressivi. Quindi, come possiamo fare per affrontarli? Innanzitutto cercare di mantenere per quanto possibile un atteggiamento calmo e rassicurante. Quindi non alziamo il tono di voce, ma manteniamolo saldo, ma comunque calmo e rassicurante. Facciamoci sentire sicuri, ma allo stesso tempo non minacciosi e non aggressivi. Cerchiamo di lasciare uno spazio di movimento alla persona malata, perché un'eccessiva a volte vicinanza fisica o andare troppo di fronte può far sì che la persona si senta minacciata, attaccata e quindi che reagisca in un modo ancora più aggressivo. È bene anche pensare alla nostra incolumità, quindi aver presente che dobbiamo tenere aperta una via di fuga anche per noi e se i tentativi di rassicurazione e di calmarlo non vanno a buon fine, in alcuni casi l'unica cosa che possiamo fare è allontanarci dalla stanza e lasciare per un attimo solo il malato. È molto importante poi cercare di, per quanto possibile, ridurre appunto tutto ciò che potrebbe causare frustrazione, paura o ansia. Quindi, se facciamo delle richieste al malato, tener presente che siano richieste che egli può eseguire, semplificare i compiti, semplificare l'ambiente attorno al malato, quindi anche dal punto di vista degli stimoli, fare in modo che ci siano delle cose che lo possano stimolare, appassionare, ma che non sia troppo, che non si crei un ambiente confusivo. E in ultima battuta, se chiaramente i comportamenti aggressivi dovessero ripresentarsi con un'elevata frequenza, essere molto intensi, tanto che non è possibile gestirli, teniamo sempre presente che è bene parlarne con il medico, perché è un aspetto che non può essere sottovalutato. Un'ultima cosa che potremmo fare è quella di prestare attenzione per cercare di capire se questi momenti di aggressività si generano sempre più o meno nelle stesse situazioni o nelle stesse condizioni, che può essere un orario particolare della giornata oppure in presenza di alcune richieste, perché a quel punto potrebbe essere un po' più semplice individuarne l'origine e cercare di prevenirla. Per oggi è tutto, spero di esservi stata utile e un caro saluto.